L'Italia accetta i rifugiati. Per cui, se io penso al futuro, penso che vorrei fare qualcosa di positivo. Questo è molto importante, perché voglio essere riconoscente verso l'Italia che mi ha accettato. Storie di migrazione e di accoglienza al centro del congresso provinciale della CGIL di Arezzo, che si è aperto con una tavola rotonda su una nuova comunità solidale, un confronto tra responsabili dell'accoglienza, giornalisti e dirigenti sindacali. La migranza è, diciamo, l'argomento di partenza, perché semplicemente l'argomento ci ha fatto tribolare di più nelle nostre assemblee congressuali. Qualcosa è accaduto in questi anni, è una conseguenza comunque sia di una crisi notevole che ha creato tante sofferenze in questo territorio e nel nostro paese. Questi sono risultati che vogliamo contribuire, insomma, a superare ed affrontare i problemi veri del paese. Ed è sempre dalla CGIL che è partito un bando per la produzione di materiali multimediali contro il razzismo, destinato agli studenti del liceo artistico di Arezzo. Io sono sinceramente preoccupato per questa deriva di intolleranza a livello generale, e allora credo che la freschezza, la genialità, le idee dei nostri ragazzi e la loro capacità di realizzare dei video o delle campagne pubblicitarie grafiche possano, spero, scuotere le coscienze, quindi un messaggio dei giovani, per i giovani e anche per i più grandi, perché si crei un mondo sempre più tollerante e accogliente. Presente al congresso anche una giornalista della Carta di Roma, l'associazione che si occupa quotidianamente del trattamento delle informazioni che riguardano richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti. Ci rendiamo conto che l'immigrazione è quotidianamente in prima pagina, e questa cosa, no, dà l'idea di parliamo di questo fenomeno, quindi vuol dire, se lo sbattiamo in prima pagina, vuol dire che è urgente, è importante, quindi non riusciamo poi a sfatare, no, i miti che si spargono sul tema e la percezione delle persone, che diventa molto più allarmata da questi articoli che leggono, ma non c'è bisogno, perché se poi andiamo a vedere i dati reali non corrispondono alla percezione che hanno gli italiani di questo fenomeno.